Decima vittoria consecutiva, Piero Coen, ma al di là oggi dell'aspetto tecnico, a me quello che piace sottolineare è come oramai Chieti sia un orologio perfetto. Beh, devo dire che al rientro dalla pausa potevamo accusare, no, qualche momento di rilassamento, mentre invece avevo chiesto ai ragazzi di essere particolarmente aggressivi in difesa perché affrontavamo il miglior attacco del girone. E devo dire che adesso, a parte l'ultimo quarto dove abbiamo mollato, ma ci sta, è stata una gran bella gara, c'è stato un gran bel atteggiamento anche nel terzo quarto, quando eravamo avanti di parecchi punti, loro hanno trovato dei canestri un po' facili da tre punti, forse lì, ecco, abbiamo sbagliato qualcosina, però devo dire che stasera i ragazzi veramente sono stati bravissimi. Tra l'altro stasera anche un piccolo record, perché io non ho mai visto una volta arrabbiarsi Piero Coen, forse un po' alla fine, ma era un po' di facciata. Se mi arrabbio è vero. No, mi ero arrabbiato perché... magari in questa occasione qui dobbiamo crescere un pochino e gestirle anche in maniera normale certe situazioni, piuttosto che regalare dei canestri così in maniera infantile, no? Dobbiamo crescere anche in prospettiva futura, se vogliamo andare fino in fondo, il più possibile. Proprio come atteggiamento mentale bisogna crescere da quel punto di vista. Le squadre importanti, le grandi squadre, le squadre che vincono gestiscono meglio i finali di gara e noi dobbiamo puntare anche a questo. A proposito di squadre che vincono, chiudo così Coen, noi ci siamo visti la scorsa settimana alle Final Eight di Coppa. E quelle che erano le grandi squadre tenute un po' da tutti per l'assalto di categoria, San Severo e Caserta, invece sono state eliminate al primo turno. Questo significa che Chieti può sognare in grande? Questo significa che in Italia c'è tanto equilibrio? Questo cosa significa? Ma sognare non costa niente, no? E quindi lo possiamo fare. È chiaro che poi non dobbiamo rischiare di sbattere contro un muro, ce lo dobbiamo fare con consapevolezza, no? Nel senso che i play-off li possiamo affrontare con coscienza, con responsabilità, ma anche col realismo, no? Non è che all'improvviso siamo diventati dei fenomeni. Stiamo facendo una bella pallacanestro, stiamo vincendo tanto, quindi questo ci aiuterà anche in chiave futura, in chiave playoff, mi auguro. Poi dopo bisogna vedere appunto le squadre vincenti come reagiscono. Io per questo anche nei particolari, no? Alla fine vorrei che fossimo più attenti, perché poi nei playoff è un particolare, un'attenzione... è migliore che ti porta a vincere e a cambiarti la vita, quindi io sono sempre alla ricerca di questo. A proposito, mi risponda con un sì e no, chiudiamo. Il 31 marzo terminano i trasferimenti dalla Serie A, Chieti la possibilità di mettere dentro un campione, sì o no? Ma questa è una domanda che dovremmo fare alla società. Io come ma i campioni non è che ce ne sono in giro di campioni, eventualmente ci possa essere qualche giocatore che ti può dare una mano. Vediamo, adesso con la società lo affronteremo questo discorso, se capiterà volentieri. Chieti allunga la striscia, decima vittoria di fila, vittoria importante con Bisceglie, una partita gestita dal primo all'ultimo minuto con lo strappo decisivo nel terzo quarto. Sì, siamo stati bravi soprattutto in difesa, abbiamo difeso forte e come volevamo fare dal primo al quarantesimo minuto e di conseguenza è venuto tutto meglio in attacco, una vittoria fondamentale che ci serviva e... tutto qua. 19 punti, di cui 10 nel secondo quarto, forse quelli più importanti per creare il primo divario prima della pausa lunga. Sì, io mi sentivo bene, ho sfruttato questa pausa per lavorare sul mio ginocchio, che tutti sanno che ho qualche problemino, però stavo bene, si è visto oggi, insomma. Hai accennato la difesa, ancora una volta molto efficace, parliamo dell'attacco, 5 uomini in doppia cifra, un'ottima distribuzione dei punti. Ma sì, penso che l'attacco sia una conseguenza della difesa, da lì dobbiamo prendere fiducia e tutti poi siamo in grado di fare più punti, meno punti, penso che questo vari da partita a partita come è normale che sia, però noi dobbiamo puntare sulla difesa, è da lì che parte il nostro attacco.